seconda parte parla di uomini e donne antifascisti che parteciparono alla resistenza e morirono in nome della libertà o sotto il fuoco nemico o a causa delle efferatezze dei nazifascisti. Infine, la terza parte ricorda alcuni ragazzini sarzanesi morti, chi sotto i bombardamenti, chi a causa dell'esplosione di bombe non ancora tolte dalle vie della città. In ognuno di questi capitoli ci sono testimonianze e storie di uomini, donne e giovani che ci fanno capire le grandi sofferenze patite in quegli anni drammatici. Alla maggior parte di questi protagonisti sono stati dedicati monumenti, vie, lapidi, cippi che si trovano sparsi nei diversi quartieri di Sarzana. Ragazzi, questa mattina iniziamo insieme un breve tratto del percorso che feci io prima di scrivere il libro Testimoni del tempo e della storia, di cui abbiamo già parlato nei due incontri precedenti avuti in classe con la vostra professoressa Linda Marzullo. In questo momento ci troviamo in piazza Martiri della Libertà, perché Sarzana ha voluto dedicare una piazza della sua città a tutti coloro che sono morti, martiri che hanno dato la vita per la libertà della patria. Noi parleremo in particolare questa mattina di Rudolf Jacobs. Chi era Rudolf Jacobs? Era un tedesco che era diventato capitano della marina da guerra tedesca e che nel 1943 era stato inviato alla base navale di La Spezia e da lì poi a una, diciamo, sottobase di Lerici, dove comandava una batteria da 381 che praticamente dominava tutta la costa fino a Viareggio ed oltre. E lì proprio a Lerici ebbe l'opportunità di conoscere alcuni personaggi della resistenza, perché già si erano formati i gruppi partigiani, e condivise i loro ideali, capendo che i valori per cui combattevano i partigiani erano quelli giusti, e non condividendo invece i valori nazisti, diciamo tra virgolette, disertò dal suo comando e assieme al suo attendente austriaco Foll si arruolò nelle file della resistenza, nella brigata Muccini, che era la brigata partigiana a cui facevano capo tutti i partigiani della zona. In realtà non disertò, perché come abbiamo visto nella lapide non fu defezione la sua, hanno scritto i sarzanesi che gli dedicarono quella lapide, ma era la condivisione di giusti ideali per i quali combatté e perse la vita. Però lì non è cambiato niente, in quanto la sera che Jacopo si attaccò con i partigiani biondi perché doveva sembrare teutonici, tedeschi, no? In divisa tedesca. Lui parlava tedesco, si è presentato il comando. Purtroppo io avevo visto personalmente quando ai monti aveva provato la machine pistola, era l'arma caratteristica loro. La machine pistola era come una specie di Sten, no? Era un mitra, l'italiano mitra, ma loro l'avevano machine pistola. Lui l'ha provata ai monti. Quando è venuto a fare questo attacco qua, chiama il comandante delle Brigate Nere, che purtroppo non c'era, c'era il vicecomandante. Gli è partito, lui aveva provato più volte la machine pistola, funzionava benissimo, gli è partito un colpo solo che ha ammazzato fuori, poi si è inceppato. Hanno sparato e di lì hanno ucciso lui e ferito gravemente il suo locotenente, che era un tedesco che era venuto ai monti insieme a lui. Il suo compagno, il suo, che poi quello lì dopo l'abbiamo portato ai monti tutto crivellato di pallottole, perché poi siamo riusciti attraverso l'intervento di un medico particolarmente bravo come chirurgo, siamo riusciti a salvarlo. Però era un suo locotenente, era il suo attendente.
ce l'era portata ai Monti con lui quando era venuto Jacobs, era venuto ai Monti, era venuto ai Carepari. Io ero proprio in quella zona lì, ero proprio al comando dei Carepari, al comando di brigata della brigata Cugini. Questo è stato un po' l'attacco, l'attacco che ha portato poi giustamente a fare questo circo qua. Il ricordo perenne di questa gloriosa persona, perché pensare che un tedesco fosse venuto con i partigiani italiani è una cosa che per loro era inammissibile, tanto che per molto tempo i figli stessi erano rimasti meravigliati, perché poi sono venuti, abbiamo avuto degli incontri con loro. Teniamo conto che film su questo. Teniamo conto che Rudolf Jacobs ha la cittadinanza italiana, cittadinanza sarzanese, è un cittadino di Sarzana, perché abbiamo voluto dopo la liberazione ricordarlo per sempre come un cittadino sarzanese, perché aveva dato la sua vita per liberare Sarzana da queste schifose brigate nere, fascisti, cattivi, perché uccidevano senza neanche pensarci sopra, era una cosa inammissibile. Comunque, come dice la lapide, la sua non fu defezione, cioè non disertò, anche se per i tedeschi, per i compagni disertò, ma capì quali erano i giusti valori di libertà e di giustizia e quindi scelse la parte della libertà e della giustizia, per cui traditore per i tedeschi, ma invece combattente per la libertà per gli italiani, tanto che immolò la propria vita per la libertà dell'Italia, che era la sua patria ideale in effetti, perché non i valori di Hitler non corrispondevano con i suoi. E come diciamo nel libro, alla fine del racconto su Jacobs, lo storico della resistenza Paolo Pezzino scrisse: in ogni circostanza, anche la più difficile, l'uomo resta sempre un essere con capacità di raziocinio e di scelta. E tu dormi qui, nella vecchia zona del cimitero antico, strappata ai tuoi cari per una stupida guerra. Riposi lì, forse da troppo tempo, per il tuo coraggio che ti portò allo scontro col nemico, che senza indugi ti sparò. Cadesti a terra e ora solo una lapide ti ricorda. La via che vediamo di fronte a noi invece è stata dedicata alle brigate partigiane Ugo Muccini, perché i partigiani sarzanesi che formarono questa brigata di resistenti la dedicarono a Ugo Muccini. Ugo Muccini era un personaggio di Arcola, non era sarzanese quindi, però in realtà è stato considerato come un sarzanese, combatté anch'egli, anche se tempo prima, per i valori della libertà, e andò a morire addirittura in Spagna, perché andò a combattere nella guerra civile spagnola e perse la vita combattendo per gli ideali di libertà, perché anche là c'era il fascismo, eccetera eccetera, e quindi è stato preso dai sarzanesi come simbolo di questi valori. E a lui è stata dedicata non solo la brigata partigiana, ma anche, diciamo, la via principale che attraversa Sarzana, che un tempo era via Genova, ma che è un tratto dell'antica via Aurelia. Ero solo in un paese lontano, volevo compagnia, avevo bisogno di un amico con cui parlare per non diventare pazzo, ma ero solo, portato via di forza dalla mia vita, costretto a scappare dalla mia casa, ma questo non mi fermò. Combattei solo contro tutti, solo tra il nemico, solo tra i fascisti. Avevo paura, non lo posso negare, ma combattevo per i miei futuri figli, perché loro non dovessero subire quello che ho dovuto patire io, perché loro possano vivere liberi.